Libri nei reparti ospedalieri a disposizione di utenti, familiari ed operatori per migliorare la qualità della vita di chi è costretto a passare del tempo in strutture sanitarie e per creare un ambiente in cui il paziente possa sentire meno l'isolamento dalla sua vita e di percorsi di cura, lunghi o brevi che siano, possano significare anche percorsi di arricchimento e benessere. È questo lo scopo dell'iniziativa Biblioteca in Ospedale, promossa dall'azienda ospedaliera Marche Nord, dai presidi di Fano e Pesaro e con la collaborazione del servizio Biblioteche delle due città. Questo progetto della Biblioteca in Ospedale, sottotitolo Leggere fa bene alla salute, punta proprio a questo, a incrementare i livelli di umanizzazione e di accoglienza del nostro ospedale, un progetto, quello dell'accoglienza e umanizzazione, su cui la nostra direzione aziendale ha puntato da subito, dalla nascita di Marche Nord. Crediamo molto nell'utilità di questo progetto, la lettura è una qualità, porta la qualità alla vita del paziente, porta una stimolazione cognitiva, il paziente non è più concentrato sulla sua malattia e inizia quindi a riportare un po' della sua vita che è fuori, la riporta anche dentro la struttura. Il motore del servizio Biblioteca in Ospedale sono le associazioni di volontariato che gestiscono e curano le postazioni librarie. Il comune di Pesaro è stato il primo a partire nel 2012 nei due stabilimenti ospedalieri Centro e Muraglia del San Salvatore, dove sono circolati ben 6.352 testi, tutti donati dai cittadini e ricondizionati dalle biblioteche e posizionati nelle 24 postazioni. Da pochi giorni anche al Santa Croce di Fano, con 11 postazioni librarie, sono stati coperti quasi tutti i reparti con 1.200 libri e altrettanti ne sono in arrivo. Si tratta di un'iniziativa per noi molto importante perché abbatte contemporaneamente i confini sia dell'ospedale che della biblioteca e permette di costruire una dimensione di socialità positiva anche all'interno delle strutture sanitarie, con un ampliamento ovviamente anche di quello che è il servizio bibliotecario. Quindi un progetto importante che speriamo possa migliorare ulteriormente la qualità della vita della nostra comunità.